Corre sul web la protesta degli avvocati. Il movimento di mobilitazione generale degli avvocati ha deciso infatti di organizzare una settimana di mobilitazione per protestare contro la cassa forense attraverso il famoso social network. Milena Manicone ha sentito uno degli organizzatori della protesta, l'avvocato Cosimo Damiano Matteucci. Anche gli avvocati scendono nella piazza virtuale di Facebook per organizzare una protesta contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che è appunto l'ente di previdenza degli avvocati. Ecco, ci può spiegare quali sono i motivi della protesta e come vi state organizzando sul social network? Per poter spiegare sinteticamente la natura e gli obiettivi della nostra azione, è necessario fare a partire da una brevissima sintesi di quella che è la difficile situazione in cui versa attualmente la professione forense. Come è ben evidente ai cittadini, l'avvocatura è da tempo oggetto di una serie di attacchi finalizzati alla sua delegittimazione. Fonti di questi attacchi sono sostanzialmente i grossi agglomerati economico-finanziari, da sempre alla ricerca di nuovi mercati, che, avendo avuto contezza che i diritti, nonché la stessa avvocatura, potevano essere oggetto di un business molto lucroso, hanno messo in atto tutti i loro potenti strumenti di cui sono a disposizione, e in effetti sono molti, al fine di conseguire questo obiettivo. Quindi fare dei diritti un mercato e fare dell'avvocatura un business. Questo è sostanzialmente lo scopo che si vuole conseguire. A questi obiettivi, attuati attraverso una serie di provvedimenti legislativi, ed è bene chiarire che si tratta di provvedimenti legislativi del tutto trasversali, infatti in Parlamento c'è da considerare che l'avvocatura è una delle professionalità, una delle professioni più ampiamente rappresentate. Per questo motivo il nostro movimento non ha e non avrà mai alcuna connotazione di carattere politico. Questi provvedimenti legislativi sono sostanzialmente finalizzati a privatizzare il contenzioso civile, oltre ad erodere quelli che sono gli ambiti di competenza della professione. A questo quadro ci puoi registrare quelli che è il comportamento delle grandi istituzioni forensi, che è un comportamento sostanzialmente che potremmo definire cinico, perché hanno visto in queste operazioni la possibilità di realizzare quello che è il loro sogno recondito, cioè ridurre il numero degli avvocati, da sempre visto come male supremo della professione. In quest'ottica rientra la recente manovra sulla cassa forense, che ha inasprito la previdenza, che ha inasprito praticamente la tassazione, l'imposizione previdenziaria a carico soprattutto dei giovani avvocati, consci del fatto che solo pochissimi avrebbero superato questo sbarramento. Di qui la protesta nata su Facebook, che si è concretizzata nell'evento, nell'organizzazione dell'evento che abbiamo non a caso definito Fax Day, che consiste appunto nell'invio alla cassa forense, al numero di fax, nonché agli indirizzi email indicati, di una lettera con cui ogni avvocato denuncia l'iniquità del sistema previdenziale attualmente in vigore. Che tipo di risposta hanno dato gli avvocati a questa protesta virtuale? La risposta è stata estremamente positiva, c'è da notare l'enorme entusiasmo con cui gli avvocati hanno partecipato all'iniziativa. Basti considerare che ad oggi siamo oltre 3.500 che abbiamo aderito non soltanto al sito del movimento, l'MGA, la Mobilitazione Generale degli Avvocati, ma anche all'iniziativa stessa. Infatti, scorrendo quelli che sono i comunicati dei vari avvocati che man mano che inviano e comunicano di aver inviato il fax, c'è da notare proprio l'entusiasmo con il quale tutti stanno partecipando, entusiasmo che denota lo stato di soffocamento dell'avvocatura. E sempre in settimana il Dipartimento Nazionale Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato DAD.net, un progetto per sviluppare interventi di prevenzione e trattamento delle dipendenze da droga e alcol. A questo proposito, Ivana Stapciuk ha intervistato Elisabetta Simeoni, direttore area tecnico-scientifica del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto DAD.net, fatto in collaborazione anche con l'Unicri, sembra un progetto molto innovativo e unico nel suo genere. Sì, assolutamente sì. È un progetto, come ha detto giustamente lei, assolutamente innovativo ed unico del suo genere, al quale hanno aderito le più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali. Infatti, oltre ad essere stato affidato all'Unicri, ha il supporto delle Nazioni Unite, dell'Osservatorio Europeo sulle Droghe e del gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa. Quindi li abbiamo assolutamente tutti quanti ed è una grandissima soddisfazione. Non è soltanto un progetto orientato ovviamente alla prevenzione e allo studio delle tossicodipendenze al femminile, ma soprattutto si occupa anche di legislazione in questo senso, anche a livello europeo, quindi un supporto importante nella prevenzione per la lotta alla droga. Assolutamente sì. Gli obiettivi generali del progetto sono la stesura di linee di indirizzo che poi potranno essere
certo implementate sulla realtà nazionale, ma anche esportate su realtà internazionali. Ecco perché a questo progetto, a questo gruppo di lavoro che per ora abbiamo creato, partecipano non solo esperti nazionali, ma anche esperti internazionali. Esperti internazionali di molti paesi europei ed esperti internazionali dei paesi dell'area del Mediterraneo, come Algeria, Tunisia, Marocco e Libano, e anche l'esperto israeliano. Come mai questa scelta di guardare la tossicodipendenza al femminile in particolare? Allora, di medicina di genere ultimamente se ne sente parlare moltissimo, questo non per creare delle differenze, ma colmare quelle disparità di trattamento che attualmente ci sono tra maschi e femmine. Devono assolutamente esserci, perché noi siamo conformate in modo diverso. Io aprirò il convegno domani con questa frase, che naturalmente non è mia, ma ho riportato da una famosa scrittrice: donne non si nasce, ma si diventa. Talvolta, a causa della nostra fragilità, a causa della nostra diversa conformazione rispetto al genere femminile, rispetto al genere maschile, richiediamo un trattamento più adeguato. Ecco perché il progetto, uno degli obiettivi del progetto sarà quello di sperimentare degli interventi specifici gender oriented, cioè orientati al genere femminile. E ancora nei giorni scorsi è stato firmato un accordo bilaterale tra Adiconsum e una PAS, l'Unione degli Agenti di Assicurazione. Laura Muzzi ha intervistato Pietro Giordano, segretario nazionale Adiconsum. Consumatori e assicurazioni un po' più vicine. Si firma oggi infatti l'accordo bilaterale Adiconsum Unapas, il primo del suo genere. Ne parliamo con Pietro Giordano, segretario nazionale Adiconsum. Sì, questo è un accordo molto importante, perché per la prima volta tra un'associazione dei consumatori, la Adiconsum, e il mondo delle assicurazioni, almeno un comparto del mondo delle assicurazioni, si è realizzato un accordo trovando punti di intesa e quindi punti di caduta comune che sono proiettati verso il bene dei consumatori da un lato e il bene anche del mondo assicurativo, e quindi credo che sia un fatto storico. Segretario, quali sono i primi punti su cui lavorerete per arginare le criticità che caratterizzano il settore delle RC auto? Intanto c'è un problema di formazione sia di chi nel mondo assicurativo, come dire, realizza un rapporto con i consumatori, e quindi c'è la necessità in qualche modo di creare formazione. Seconda cosa, c'è la necessità della conciliazione paritetica. Troppo spesso i consumatori sono costretti a, come dire, rivolgersi alla magistratura civile con costi enormi e con tempi lunghissimi, quindi invece noi abbiamo realizzato un accordo per la conciliazione paritetica con costi insignificanti e con brevità di rapporto e quindi di soluzione dei contrasti che si possono realizzare tra i consumatori e il mondo dell'assicurazione. A questo punto ci sono altri appuntamenti in agenda? Sì, realizzeremo un ente bilaterale che riuscirà ad essere un punto di riferimento sia per i consumatori che per il mondo assicurativo. Questo è un primo passo, perché da formazione, informazione e conciliazione si può arrivare poi anche a individuare buone pratiche e a trovare anche avvisi comuni che, come dire, abbattono i costi che ormai sono diventati insopportabili delle assicurazioni, e quindi anche realizzare un nuovo modo di intendere le assicurazioni, quindi anche rivolgendosi al legislatore trovare nuovi sistemi che tutelino i consumatori e al contempo tutelino quelle aziende assicuratrici che sono, come dire, virtuose e non chi, come dire, scorazza nel mondo assicurativo. A proposito di consumatori, inaccettabili le condizioni vessatorie applicate da diverse banche sui prelievi di contanti, lo affermano Federconsumatori e Adusbef riguardo alle commissioni che i clienti, soprattutto più anziani, sono costretti a pagare per ogni prelievo allo sportello. Milena Manicone ha intervistato Francesco Avallone, vicepresidente Federconsumatori.
Federconsumatori contro le commissioni che i clienti devono pagare per ogni prelievo che effettuano agli sportelli delle banche. Ecco, ci può dare ulteriori informazioni sulle azioni legali che avete intrapreso come associazione a difesa dei consumatori? Guardi, questa specie di tassa che all'improvviso i nostri associati hanno trovato in banca riguarda soprattutto la parte debole della clientela, perché sono persone anziane che non hanno il bancomat, non hanno sistemi alternativi informatici per recuperare denaro contante, e quindi queste persone, soprattutto persone anziane, che poco informate di tutte i modi di poter recuperare contante in termini diversi dall'andare in banca allo sportello, hanno trovato questa specie di commissione, e noi la riteniamo soprattutto ingiusta, perché colpisce una parte diciamo debole della clientela, una parte non informata, perché naturalmente sono persone che non leggono tutta la documentazione e altro, e quindi hanno trovato questa specie di novità, questa sorpresa negativa allo sportello della banca. Si tratta poi soprattutto di persone che vanno spesso, perché non volendo prendere somme di una certa rilevanza, perché hanno paura di furti, scippi ed altro, vanno spesso in banca a prendere piccole cifre, il che vuol dire che li obbliga ad andare più volte, e tutte le volte gli scatta questa specie di tassa in più. Quindi, siccome si tratta di piccole cifre, imporre 1 euro, 2 euro, 3 euro, perché non è la stessa cifra che pongono le banche, lei capisce che su 100 euro 3 euro significa avere 97 anziché 100, e per un risparmiatore, per un cittadino diciamo anziano, diventa veramente una tassa iniqua. E noi stiamo cercando di valutare in che modo le banche hanno presentato questa novità, e se non ci sono state comunicazioni sufficienti o d'altro, interverremo legalmente. Queste cose le stanno guardando i nostri legali. Noi eravamo già intervenuti più di un anno fa su alcune banche, e devo dire che in quel frangente eravamo riusciti a sospendere questa specie di tassa suppletiva, e però poi dopo un anno purtroppo questo si ripete, e quindi noi faremo di tutto per farla togliere.